Buongiorno e bentornati al Mattino all'Orin Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Vargion e niente, li state seguendo gli europei, signori? Perché io no, assolutamente, infatti non parleremo di questi oggi. Anzi, facciamo subito l'annuncione, perché Runtime, come sapete, comunque non vi lascia mai soli, veramente in nessun momento della giornata, davvero. E infatti questi europei stanno venendo seguiti dalla nostra squadra perfetta di follower degli europei. Io purtroppo non ci sono in mezzo, ma sapete perché? Perché del calcio purtroppo non me ne frega assolutamente niente. Non ce la faccio, signori, a farmi interessare il calcio. Scusatemi, non sono assolutamente la persona più indicata per seguire, ma soprattutto per commentare le scelte calcistiche, assolutamente, quindi non sto seguendo gli europei. Ma se volete farlo in compagnia di Runtime, vi basterà semplicemente collegare la vostra web radio, il vostro dispositivo con cui vi acculturate principalmente sulla tazza del water, su Runtime Radio, le sere degli europei, così da poter avere una voce amica, insomma, con cui seguire le partite, se non volete farlo da soli. In questi tempi così di restrizione, avere un qualcuno che ti fa ridere, che ti fa prendere bene quei 90 minuti di sofferenza, direi che è d'obbligo, ecco. Quindi se volete seguire gli europei assieme a Runtime, insomma, non dovete fare altro che collegarvi alla nostra radio la sera delle partite, e così stiamo tutti più felici, no? Direi di sì, signori. Comunque, niente. Fatto questo annuncione, voglio risalutarvi tutti quanti, quindi buongiorno tutti quanti, ma nemmeno noi, quello è il programma adatto per chi se ne fotte del calcio, ci dice Simone. E vabbè, comunque, se volete fottervene del calcio assieme a noi, se non volete fottervene del calcio assieme a noi, non dovete fare altro che collegarvi a Runtime Media. Il punto era questo, la ciccia era questa, signori. Non stiamo qui a perderci nei dettagli come al solito, che poi lo sapete, io sono logorroico di natura e di conseguenza anche nella mia trasmissione riesco a sbrodolare. Vado a salutarvi a voi che siete accorsi in questa chat mattutina. E quindi niente, buongiorno Simone, buongiorno DJ Joker, che sei onnipresente, mi fa un sacco piacere questa cosa qui. C'è la brava, bravissima Melanie, che anche lei è qui nel nostro bar virtuale. Non so chi altro è accorso questa mattina. Un saluto comunque a tutti quelli che recuperano poi questi episodi in differita, quindi in podcast e su YouTube. Spero di essere una buona compagnia comunque nelle vostre giornate. Oh, ah, beh, certo, c'è anche Michela, assolutamente, quindi buongiorno carissima, buongiorno. E niente, signori, portatevi un amico la prossima volta per ascoltare questa trasmissione e tutte le altre di Runtime. E di che parliamo oggi? Allora, probabilmente non riuscite a leggere il titolo per intero su www.runtimeradio.it, però ho visto un filmetto che ha fatto abbastanza discutere, devo dire, critica e pubblico. È un filmetto un po' vecchio, in realtà. Ero piccolo quando uscì, anzi quando era già uscito, insomma. Non lo vidi mai, l'ho trovato su Netflix e mi sono detto ma sì, buttiamoci queste quante 3 ore. E niente, un film di 3 ore è stato uno di quelli, appunto, uno di questi punti ad averlo un po' depotenziato nei confronti della critica, che diciamo non si è risparmiata nei giudizi. Ma io in realtà l'ho trovato anche molto gradevole come film. E niente, oggi quest'oggi, signori, parliamo di Vi presento Joe Black, Meet Joe Black in originale. Una delle poche volte in cui un titolo in italiano non stravolge completamente il senso del titolo originale, insomma. E niente, lo facciamo naturalmente dopo la nostra fantastica sigla del martedì. Cerco un animatore, qualcuno che si interessi di template video, perché mi piacerebbe aggiungere
nei video di YouTube, insomma, per questo specifico momento della sigla del martedì, mi piacerebbe, insomma, che invece del mio faccione che sta qui in silenzio a guardare nel vuoto, mi piacerebbe che ci fosse un minimo una grafichetta, qualcosa, insomma, che denoti che cosa si sta facendo in questo frangente. Ecco, mi piacerebbe avere un apporto video, ecco, anche per la sigla iniziale. In realtà io purtroppo non le so fare queste cose, non sono abbastanza creativo e bravo da questo punto di vista. Oddio, potrei anche mettermici, però insomma non sono così bravo, ecco. Mi piacerebbe avere una cosa del genere. Quindi se conoscete qualcuno o se vi così se vi impratichite di queste cose, se siete abili in questo tipo di cose, contattatemi, ci mettiamo d'accordo per fare una cosa carina, una piccola collaborazioncina, se avete voglia di aiutare, insomma, un vecchio a fare le cose da giovane, ecco. Bene, bene, vediamo. Uno dei pochi film che non credo di avere visto la fine, cara Melanie. Allora, diciamo che lascerò gli spoiler per il finale di questa storia alla fine della puntata, così che tu possa evitarli tantissimo. Simone ci dice, vidi il film annissimi fa, mi ricordo che fu un film carino. E alla fine poi muore. Dice Simone alla povera Melanie, che giustamente vorrebbe evitare gli spoiler, perché come una persona normale... Insomma, non piace a nessuno che qualcuno ti rovini il finale. Parleremo del valore dello spoiler un giorno, ma vabbè. Continuiamo. Magari dal punto di vista grafico ti fai inserire un Rocco Siffredi che fa l'elicottero col pene. Potrebbe essere molto poetico, molto... forse troppo elevato per il pubblico mattutino, mio caro DJ Joker. Questo è inserire un Rocco Siffredi che fa l'elicottero, serve un pubblico sofisticato in un momento particolare, altrimenti c'è il rischio che diventi un elemento un po' troppo colto per una trasmissione così scialla e poco, diciamo così, elevata culturalmente come questa. Oh, vai, nessun problema, mi dice Melanie. Allora andiamo a ruota libera, ma comunque tranquilla, perché non avevo intenzione di fare troppissimi spoiler. E partiamo con la parte Wikipedia, ovviamente, signori, perché che cos'è? Vi presento Joe Black. È un film del 98 diretto da, vado a leggere, Martin Brest, con la sceneggiatura di Bo Goldman. Non pretendo neanche lontanamente di dirvi che so chi sono questi due, perché non ne ho la minima idea. So solo che in realtà hanno imbastito una storia che funziona, una storia che in realtà è il rifacimento di una pista teatrale, insomma, di un pezzo teatrale, La morte in vacanza, che non conoscevo sinceramente, sono abbastanza ignorante su queste cose, e in realtà dalla trama di quella della morte in vacanza in questo Joe Black c'è un abisso, quasi, cioè ci sono tantissime differenze, perché se da un lato La morte in vacanza è letteralmente una storia d'amore, è qualcosa, insomma, che deve intenerire, insomma, è figlio del suo tempo, ovviamente, no? Mentre qui, questo Vi presento Joe Black, secondo me, è un film che ti racconta molto bene uno specifico momento della vita delle persone. Un momento molto importante, cioè il rapporto vero e proprio che instaurano i membri di una famiglia con la morte di un loro familiare. Vado un attimo a spiegarmi, perché quello che questo film, secondo me, ti racconta è proprio una metafora, che non è una metafora, ecco, di come la morte imminente condizioni comunque irrimediabilmente l'umore e il tenore generale di una famiglia. Perché dico che è una metafora, che non è una metafora? Perché, raccontando in breve, insomma, la sinossi della trama, l'idea, il soggetto, ecco, c'è quest'uomo, Bill Parrish, che una mattina si sveglia. Lui è un magnate delle comunicazioni, è ricchissimo, è potentissimo, però è un bravo uomo, è una persona che ama la sua famiglia, insomma, che ha perso la moglie, però ha queste due figlie che lo amano, insomma, viene, tutti gli vogliono bene, ed è prossimo a compiere 65 anni, quindi anche, sì, per carità, non
non è ancora nell'età della pensione, però è un uomo che ha vissuto la sua vita, insomma, che si è fatto le ossa e, ripeto, è diventato ricchissimo e tutti gli vogliono bene, no? Quindi lui ha apparentemente una vita perfetta, nonostante di solito si voglia sempre tratteggiare il ricco come la persona insoddisfatta, piena di rimorsi, rimpianti. No, lui in realtà può dirsi veramente soddisfatto della sua vita. Ed è questa la cosa triste, che nonostante tu possa dire di aver vissuto così bene, sapere di dover morire comunque è un qualcosa che ti lascia a terra, che ti sconvolge completamente, perché dici, ma perché io, no? Perché tocca a me questo calice amaro? E niente, il film sostanzialmente è una grande riflessione anche su questo aspetto. Bill Parrish una mattina si sveglia, ripeto, e sente che qualcosa non va nel suo corpo, si sente abbastanza male, si sente che qualcosa appunto non funziona più bene. E soprattutto sente nelle sue orecchie una risposta a una domanda che lui non pensa di aver fatto. Sente questo sì, 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 che non comprende bene da dove viene, è un sì affermativo, è un sì potente, sibilato per carità, però è un sì che gli conferma qualcosa, come se lui si stesse facendo una domanda interiore, però ancora non ha ben capito di che domanda si tratta. E lui va al lavoro, insomma, e questo ci fa capire, insomma, il suo rapporto con le figlie, la figlia più grande che magari ha un rapporto un po' più distaccato, però le vuole bene assolutamente, però è la figlia più grande, quella che ha avviato la sua carriera, insomma, è la, tra virgolette, donna forte della famiglia. E poi c'è la figlia più piccola, che invece fa il medico, che è un po' la principessa di casa, insomma, è tra virgolette la preferita di papà, ecco, che è fidanzata praticamente con uno dei suoi collaboratori, che è fidanzata col collaboratore del padre, un giovinastro pieno di ambizioni, molto, capito, che non è Brad Pitt ovviamente, ma è uno che ha purtroppo il difetto di non essere Brad Pitt in questo film, che deve essere tratteggiato come un uomo fighissimo. E la storia appunto segue quest'uomo che prima a casa, poi in ufficio si sente male e continua a sentire questo sì nelle orecchie che lo condiziona, che gli fa paura e non capisce che cosa sta succedendo nella sua vita. Anche se interiormente, nella parte più nascosta del suo essere, lui sa cosa sta per succedere. Nel frattempo seguiamo anche le vicende della figlia più piccola di quest'uomo, che si innamora appunto di un giovanotto appena arrivato in città, interpretato appunto da Brad Pitt. Però mentre loro sostanzialmente si salutano da questa tavola calda in cui hanno avuto una breve conversazione, continuano a girarsi verso l'una verso l'altro e viceversa, per comunque seguirli, perché si capisce che si sono presi molto bene. Però ecco, questo continuo girarsi l'uno verso l'altra, insomma, per seguirne i movimenti, sperando, insomma, che uno dei due possa tornare indietro per continuare questa conversazione, ecco, Brad Pitt si distrae e viene investito da una macchina. Noi da lì non sapremo che cosa gli succede fino a quando non rientrerà in scena. Ma come rientra in scena? Ecco, la ragazza non vede questo incidente, quindi non sa che lui è stato investito. E la scena si sposta quindi alla preparazione di questo grande compleanno che la figlia più grande di questo Bill Parrish, interpretato da Anthony Hopkins, una delle poche cose su cui tutti i critici di questo film sono d'accordo, cioè che ha fatto una grande interpretazione, e secondo me è vero. E la figlia più grande, ripeto, sta organizzando questo grande compleanno per quest'uomo che sta per compiere 65 anni, ma lui, diciamo, che ha in testa sempre questa cosa, quindi non riesce a godersi benissimo questa festa, c'è qualcosa che non va, ecco. E nel mentre che è a cena con la sua famiglia, viene chiamato dalla sua domestica dicendogli: guardi, signor Parrish, è arrivato un uomo e la sta aspettando in libreria, nella sua biblioteca, e vorrebbe parlare con lei. Lui allora si alza da tavola, come se avesse capito che cosa sta per succedere, e va in questa biblioteca. Sa che presto saprà l'origine di questi fenomeni strani che gli stanno capitando, insomma. E arrivato in questa biblioteca sente una voce che, allora, io ho apprezzato, non sono andato a controllare se questa cosa
viene fatta anche in originale, però nel doppiaggio italiano la voce che Bill Parrish sente è praticamente doppiata sostanzialmente dallo stesso doppiatore di Bill Parrish in persona, quindi Anthony Hopkins, se anche in originale, così fa sia la voce del protagonista che la voce misteriosa che lo stava perseguitando in pratica. E comincia questa strana conversazione con questa voce. Poi è bellissima la scena perché a un certo punto da dietro un vetro così ovattato, non so come dire, dietro un vetro opaco che quindi ne maschera la figura, c'è l'origine della voce, che è bellissimo perché ha questa forma bianca, algida, molto misteriosa, che tu vorresti davvero andare lì a vederla di persona, ma il fatto che questa figura sia nascosta dietro questo vetro è molto metaforica per la morte, perché tu hai idea di che cosa sia, ma non sai, non puoi vederla, perché nel momento in cui la vedi la sperimenti, quindi non è possibile, diciamo così, vederla da vivo. Ecco, è una contraddizione. Di conseguenza è bello che ci sia questo vetro opaco a coprirne l'immagine, perché ci fa capire un po' come la morte agisce per gli esseri umani. È un pensiero, e un pensiero ovviamente non può essere definito nella nostra mente, deve essere assolutamente impalpabile e misterioso, altrimenti non sarebbe un pensiero ma sarebbe una certezza, il che depotenzierebbe tantissimo la possibilità della nostra mente di immaginare. Però la morte fa qualcosa di inaspettato, perché si tratta proprio di lei, della morte, ossia esce fuori da questo vetro, tra virgolette, continuo a dire, da questo vetro opaco, esce fuori con appunto con il corpo del giovane Brad Pitt, appunto. Essendo questo morto da poco, la morte decide di prendere questo corpo per camminare per il mondo. E quindi la voce, bellissimo, passa dall'essere doppiata dal doppiatore di Anthony Hopkins a quello appunto che doppia di solito i film di Brad Pitt, ok? Quindi c'è questo passaggio di voci anche molto ben gestito, tant'è che questo film ha avuto anche un premio, poi controlleremo per sicurezza, ma dovrebbe aver avuto un premio anche per il montaggio sonoro, che anche appunto nella versione italiana secondo me è spettacolare, veramente una gioia per le orecchie questo film, anche doppiato in italiano, soprattutto per voi che siete così detrattori del doppiaggio, però insomma, ecco, non dovete perdervi questa versione secondo me. Non so perché ricordo vagamente che fosse noioso, magari sbaglio, allora probabilmente è uno dei problemi di questo film, perché è un film molto lungo. Io personalmente l'ho trovato anche piuttosto giusto, tra virgolette, per le cose che sta raccontando. È giusto che sia lento, è giusto che sia delicato nei suoi passaggi, ecco. Voi chi? Adesso Simone mi chiede troppo di ricordarmi di chi stavo parlando. Comunque, di voi probabilmente. Quindi niente, non perdetevi questa versione italiana Vi presento Joe Black. Comunque, dicevo, perfetto, mi sono dimenticato. Tornando a noi, sì. Che succede qui? Ah, perché giustamente voi mi scrivete, io cerco di recuperare, non è un capolavoro ma ben fatto. Sì, no, comunque dicevo, questo sì è un film oggettivamente lento, perché ripeto, a parte che è lunghissimo, perché 3 ore di film si reggono male in certi casi, è difficile anche per un action fantasy come Il Signore degli Anelli, capito? Cioè sarebbe difficile non annoiarsi o fare una pausa, ecco. Però, ripeto, per quello che deve raccontare questo film, è giusto che abbia questa lentezza e questo ritmo, secondo me. E io, francamente, l'ho trovato anche gradevole nella sua flemma, mettiamola così. Ora, vado un attimo a raccontarvi questa cosa qui, cioè usciamo un attimo dalla narrazione, da che cosa succede in questo film, e vediamo un attimo di analizzare quello che vediamo, perché, come dicevo, questo film è una metafora che non è una metafora, perché oggettivamente nel film abbiamo la morte, la presenza maligna della morte, e di conseguenza questa presenza smaccata,
lì in carne ed ossa, dovrebbe cambiare tutto, perché quando, insomma, sai che un membro della tua famiglia sta per passare a miglior vita, diciamo che il tenore generale è piuttosto così, è quello di un certo tipo di pesantezza, di ci sono grandi cambiamenti in atto, insomma, c'è tutto un grande fermento. Ma se tu avessi la certezza di avere la morte vicino a te, no? Se tu la vedessi incarnata in qualche modo, no? Diciamo che il tenore generale non sarebbe questo, quello di una presenza così impalpabile, ma sarebbe quella di terrore puro, cambierebbe tutto. Ecco, questo film invece ti dimostra che avere la morte certa e avere una morte ipotetica non è così diverso per la vita di una persona. Perché che succede? C'è questo dialogo bellissimo appunto fra Brad Pitt e Anthony Hopkins nella biblioteca, bellissima biblioteca, anche gli scenari sono spaventosamente belli in questo film. Quindi anche, ripeto, la biblioteca io l'ho trovata piuttosto, cioè è sfarzosa, è bellissima questa biblioteca. Un applauso a chi ha fatto le location per l'appunto. E c'è questo dialogo fra di loro in cui Bill Parrish, questo Anthony Hopkins bravissimo, si rende conto di star per morire e si rende conto che lui la domanda che si stava facendo e a cui la morte continuava a rispondere sì era: sto per morire? E se ne accorge piano piano, si rende conto di aver avuto sempre questa domanda dentro di sé, nascosta, però diciamo così schiacciata dal peso della vita che aveva attorno. Infatti la morte glielo dice: ogni volta che hai preso un aereo, ogni volta che facevi una cosa e stavi per spompare, insomma ogni volta che tu ti sei trovato in questa situazione te lo stavi chiedendo, ti stai chiedendo appunto questa cosa qui. Ed è Anthony Hopkins, è bello perché la morte non ti tira fuori sì le parole, ma non parla invece tua. E di conseguenza è lo stesso Anthony Hopkins a dire: sto per morire, e la morte gli risponde, gli conferma: sì, stai per morire. Ed è bello perché qui c'è proprio un inganno da parte della morte, perché quando appunto Bill Parrish si rende conto di stare per morire, la prima cosa che pensa è: cacchio, adesso mi serve del tempo per gestire i miei affari. E la morte gli fa una proposta, gli dice sostanzialmente: io voglio farmi una vacanza sulla Terra e tu mi dovrai ospitare. In cambio io ti darò tempo, ti darò tutto il tempo di cui hai bisogno. E qui, ripeto, c'è l'inganno, perché sembra che la morte stia concedendo qualcosa effettivamente, ma in realtà quello che sta succedendo è proprio un ricatto. Cioè la morte gli dice: o mi fai rimanere qui per il tempo che mi frega a me, oppure ti ammazzo subito. Solo che con la retorica, con le parole, l'ha mascherato come se fosse un regalo, un gesto gentile, mentre la morte in realtà potrebbe prenderlo lì e adesso, potrebbe farlo crepare malissimo in quel momento e andarsene via tranquilla. Invece no, lo inganna e lo costringe ad accettare questo patto scellerato, e quindi la morte si incarna in questo giovane e si fa invitare a cena con la famiglia di quest'uomo. Ed è bello perché la critica ha stroncato l'interpretazione di Brad Pitt, non so perché. Allora, io sono l'ultima persona a poter dire se un attore è bravo o è scarso, sicuramente, perché di recitazione, di tutto, io non sono esperto, ovviamente, non pretendo, anzi, di poter giudicare correttamente la performance di chiunque in un film del genere, ovviamente. Però io penso che abbia senso l'interpretazione di Brad Pitt, secondo me. Abbia senso per due motivi. Il primo, perché era un giovane Brad Pitt e va bene alle prime, però doveva sembrare appunto giovanile, perché il volto che la morte aveva scelto era quello di un ragazzo, non di un uomo adulto, non di un uomo formato, ok? Ma di un ragazzo, alla fine, di un qualcuno che ancora era nel fiore degli anni, e qui c'è appunto un grosso contrasto, quindi anche i lineamenti, la faccia, dovevano essere molto delicati, se vogliamo, e Brad Pitt in quegli anni aveva appunto questo faccino bello che piaceva chiaramente al pubblico americano, sto biondino, occhi azzurri, insomma, era una roba, appunto, e quindi ci sta come fisionomia. D'altro canto, l'interpretazione è volutamente, diciamo, appunto delicata, quindi non ci sono espressioni troppo marcate, non ci sono
momenti in cui lui fa delle smorfie delle facce, perché lui è la morte, lui è al di sopra delle parti, è al di sopra delle cose, quindi è solo molto curioso di ciò che ha attorno. Quindi anche nelle movenze a me è sembrato molto convincente, perché pensando a questo, la morte non si era mai incarnata in un essere umano, quindi poter camminare, poter vivere le esperienze dal punto di vista proprio degli uomini che lei prende come se fossero caramelle, appunto, è effettivamente una cosa che ha senso. Quindi anche mettersi seduto, chiedere le cose più ovvie, muoversi come un bambino nel mondo, secondo me ha senso, perché per l'appunto per la morte quella era la prima esperienza da essere umano, per quanto lei sia sempre oltre le cose, ecco. Però è bella questa interpretazione, questo piglio che gli ha dato appunto Brad Pitt, secondo me, perché c'ha questa cosa qui, ecco. Mi dice Simone: il problema è che Pitt ha sempre e solo una faccia a prescindere. Io non lo detesto, secondo me funziona in questo film, però oggettivamente se non avesse il suo aspetto dalla sua parte non sarebbe mai diventato l'attore che è. Ovvio, ad Hollywood avere una bella faccia sicuramente è garanzia di successo per tanti aspetti, perché non nascondiamoci dietro un dito, per fare un bel film ti serve comunque una bella faccia da mostrare, ti serve comunque un qualcosa che possa, diciamo, essere una gioia per gli occhi, e quindi va da sé che devi far vedere roba bella, ecco. Per quanto però uno come Anthony Hopkins, che ha la faccia di uno che è stato pestato, come Robert De Niro o come tanti altri, insomma, che non sono degli uomini così belli in realtà, possono avere il loro fascino. Pensiamo, che ne so, anche a Gérard Depardieu, che non è esattamente stadone, incredibile, però è effettivamente un uomo affascinante, è un uomo che ha saputo comunque raccogliere il suo pubblico femminile e se l'è sempre portato appresso, ecco. Quindi è innegabile che certi attori non hanno bisogno di una bella faccia, hanno bisogno di fascino, hanno bisogno di essere presentati in maniera convincente, ecco. Brad Pitt ha pure il surplus di essere un figo, quindi ben venga, insomma, se hai un bell'aspetto. Però in certi casi avere una bella faccia non ti aiuta per certi ruoli, ovviamente. Serve, in un film serve di tutto, quindi se tu devi interpretare un vecchio non devi prendere per forza un bel vecchio, puoi anche prendere un vecchio bruttissimo. Di conseguenza, se il vecchio però è un bravo attore, ecco che diventa appunto figo per, diciamo così, a posteriori, ecco. Possono essere dei belloci, ma nessuno arriva alla bellezza di Massimo Giletti. DJ Hawker, posso essere in disaccordo con te. Vero, infatti, carisma e fascino sono un'altra cosa. De Niro ce lo dice alla grande, esatto. Poi vabbè, ci sono casi di vecchi molto belli, come, che ne so, Sean Connery, ma non siamo qui a parlare di bei vecchi, signori, perché non è un reparto di geriatria questo, assolutamente. Continuiamo la nostra analisi. Dicevamo, per appunto la morte, che si presenta col nome appunto di Joe Black, sembra tutto nuovo. Di conseguenza le persone che lo osservano sono molto attirate da questa figura così semplice ma allo stesso tempo così complessa, perché sembra sempre che abbia una risposta così tagliente, abbia sempre una risposta saggia da riferirti, ma poi si perde in un bicchiere d'acqua. Per esempio chiede il burro di noccioline per da mangiare, chiede cose, sapori semplici per l'appunto, proprio perché la morte non ha avuto abbastanza tempo per imparare la complessità di un sapore, come noi da bambini. Noi da bambini non ce ne fregava niente di provare il foie gras buonissimo fatto dallo chef stellato, chi se ne frega. Al bambino interessano sapori semplici, i dolci delle caramelle, il sapore delle patatine, insomma queste cose qui. Poi quando si è grandi si migliorano, si perfezionano i gusti, si capisce la differenza, ma prima è giusto l'idea di un sapore. Di conseguenza ho apprezzato molto questa semplicità che hanno voluto dare al personaggio morte, ecco. D'altro canto però gli hanno dato anche un nome piuttosto semplice da ricordare. Infatti il nome Joe Black nasce proprio perché Anthony Hopkins non sa, Bill Parrish non sa come presentare quest'uomo a cena, ok? La morte non gli dà suggerimenti, non gli dice cosa dovrebbe dire ai suoi ospiti a cena, e quindi lui si inventa la prima cosa che riesce a immaginare.
tra l'altro Joe come nome è il maschile del nome della moglie appunto di Bill Parrish, Joanne. Verrà detto più avanti nel film, quando la morte vorrà sentire appunto la storia di come loro due si sono conosciuti. E lì scopre appunto che il nome della moglie è stato Joanne, ed è bello appunto che la prima persona a cui abbia pensato, il primo nome che abbia pensato è qualcosa di vicino comunque al suo cuore, se vogliamo. Black, probabilmente perché gli è venuto in mente che suonasse bene, ecco. Non ho idea se questa accoppiata di nome e cognome abbia un qualche significato che non ho colto. Poi ci sono da analizzare, secondo me, diversi aspetti interessanti, ossia il rapporto che i vari personaggi hanno con questo Joe Black, in ottica globale, ecco. C'è questo Drew è sostanzialmente il collaboratore di Bill Parrish, di questo magnate, ed è anche, diciamo, il ipotetico fidanzato della sua figlia più piccola. Solo che fra i due comunque, diciamo, non brilla tantissimo questa relazione, alla fine si lasciano, anche perché poi Drew si scopre essere una persona disonesta, nonostante mantenga, secondo me, una certa classe, ecco. In questo film ci sono persone molto, se vogliamo, molto, molto brave, molto, molto giuste, ecco. Non ci sono degli stronzi per essere degli stronzi, ecco. Anche questo antagonista comunque mantiene una classe, una compostezza che ho apprezzato sicuramente. Ecco, partiamo con lui, cioè, perché giustamente che succede? Nella metafora che si vuole raccontare, Drew rappresenta per l'appunto chi non fa parte di una famiglia a cui sta per morire un parente, ma è costretto comunque a vivere le conseguenze di questa morte, perché appunto lui è quello che dovrà portare avanti gli affari, probabilmente, è quello che dovrà continuare il percorso lasciato dal defunto. Di conseguenza deve prendere delle decisioni molto, molto toste e in maniera imminente. Quindi in questo caso cosa dovresti fare? Assecondare assolutamente tutte le volontà del prossimo defunto? Oppure renderti conto che devi prendere la situazione in mano e continuare per la tua strada, sapendo che comunque lui presto se ne andrà, ma tu rimarrai, quindi dovrai gestire tu gli affari? Ed è per questo che ho trovato anche, se vogliamo, lecito che appunto questo personaggio si muova come si debba muovere, perché lui ha trovato sicuramente un'opzione, uno scopo, ecco, nonostante il suo scopo fosse quello di letteralmente distruggere quello che il suo predecessore aveva creato, però lo fa, secondo me, con un senso, non lo fa assolutamente per cattiveria, lo fa perché deve gestire degli affari molto grossi, molto importanti, quindi è importante che si portino avanti le questioni in maniera, tra virgolette, sensata. Sicuramente lui non in questo film non crede forse nella solidità dell'azienda per cui lavora, di conseguenza cerca la miglior offerta possibile per poter per potersi intascare qualcosa da tutta l'operazione di fusione che stanno discutendo. E quindi Drew rappresenta questa cosa qui, rappresenta la persona che rimane, la persona che resta lì, nonostante il defunto se ne andrà, dovrà rimanere lì a gestire il tutto, quindi deve anche sapersi giostrare, tra virgolette, fra le giuste ultime volontà di qualcuno, ma anche sul futuro, ma anche verso il futuro che gli si prospetta davanti e in cui appunto il defunto non ha voce in capitolo. Quindi una posizione molto delicata, secondo me c'è anche una bella discussione che viene portata avanti dal film. Poi andiamo a vedere la figlia più grande, Allison, che è una persona attiva, cordiale, vitale, insomma, e non si accorge della salute cagionevole del padre, proprio perché lei è, diciamo, immersa nella sua vita, è sempre con un progetto in mano, è sempre con qualcosa da fare. Di conseguenza, nel film, lei ha pochissime interazioni con Joe Black, con la morte. Si parlano giusto nella scena, appunto, in cui lui viene presentato alla famiglia, e poi non si parleranno più, perché lei è impegnata comunque a fare tante cose. Infatti nel film
Allison la si vede molto poco, giusto in qualche sprazzo in mezzo al film, all'inizio e alla fine, proprio perché è lei a dover organizzare questa grande festa. Quindi è bello che lei rappresenti questa cosa qui, rappresenta la vitalità, rappresenta il voler tenere vivo il ricordo di qualcuno. È esattamente quello che fanno certi parenti, cioè rifiutarsi di credere che qualcuno possa morire, cioè che vede il padre un po' come una figura archetipica, come qualcosa da elevare a idea più che a essere umano. Difatti lei lotta abbastanza per farsi vedere dal padre, per essere riconosciuta da lui, ma si rende conto, insomma, che forse l'uomo ha sempre preferito, diciamo, la figlia più piccola, ha sempre cercato di costruire un rapporto più duraturo con la figlia più piccola, mentre la figlia grande è stata un po' lasciata a se stessa, ecco. Un rapporto, diciamo, non facile. Bill Parrish non si definisce il migliore dei padri, assolutamente. Però è comunque un genitore amorevole, un genitore che ci prova comunque a non far mancare niente alle figlie, ad essere amorevole, a dispensare consigli saggi, insomma. Ripeto, in questo film Anthony Hopkins rappresenta un bianco ricco, per cui si può provare grande affetto. Poi c'è la figlia più piccola, Susan, che è praticamente la coprotagonista di questo film, che è un medico e che inizia a provare un interesse amoroso per Joe. Ecco, in questo punto io sono stato un po' dubbioso, perché mi dico, ne parlo o non ne parlo in questa analisi in cui proviamo a raccontare questa sorta di metafora non metafora, perché sta storia d'amore sembra un po' tirata dentro a forza. In realtà secondo me no. Secondo me la storia d'amore fra Joe Black ed Allison ha anche lì una componente di metafora in questa discussione, perché Susan è la figlia più piccola, ripeto. È un medico, professione non scelta a caso, e quindi di conseguenza si rende forse un po' più conto dal suo punto di vista come stanno le cose per quanto riguarda il padre, che lo vede meno come una figura irraggiungibile, ha un rapporto molto più colloquiale, quindi si accorge molto prima della sorella di ciò che sta succedendo, cioè del fatto che il padre si sta ammalando. Ora, nel film sicuramente questa cosa lei non lo riconosce, però nella metafora, ripeto, lei è quella che nella famiglia si rende conto del peso di ciò che sta per accadere. Di conseguenza il suo rapporto con la morte è un po' diverso, perché questa morte sicuramente sta migliorando il rapporto fra i due, li sta avvicinando ancora di più. Di conseguenza la morte di per sé, la morte imminente, rende prezioso, comunque molto più prezioso, ogni attimo che noi passiamo con una persona che sappiamo che non sarà con noi per sempre. È una cosa triste, è una cosa che sembra quasi una bestemmia alla vita, però è così. La morte purtroppo ti dà un peso specifico di ciò che hai attorno, che è centuplicato, ovviamente. E questa cosa io l'ho molto apprezzato. Quindi, riguardando un po' la loro storia d'amore, il fatto che lei comunque si avvicina a questo Joe Black prima in maniera molto ambigua, insomma non capisce che vuole questo tizio, poi dice che non me ne frega niente, perché semplicemente io vivo la tua presenza qui, cerco di viverla al meglio, cerco di non pensare al fatto che mi lascerà un dolore atroce addosso. Io voglio solo godermi questo momento, voglio godermi il momento in cui ancora mio padre è qui, ecco. Nel film, ripeto, lei non sa che il padre sta per morire, nessuno ha idea che fra Joe fra Joe Black e Bill Parrish ci sia questo accordo, cioè che finché la morte rimane in vacanza lui rimane in vita, ecco. Nessuno lo sa, però ripeto, secondo me è una similitudine, una metafora di quello che succede nella vita. C'è sempre quello che si rende conto di quello che sta per succedere, di conseguenza vuole rendere magico ogni momento che ti rimane a disposizione con quella persona lì, e quindi non vuoi pensare al fatto che la morte sia una cosa brutta, non vuoi pensare nemmeno che esista la morte. Ed è bella questa cosa. Adesso mi è venuta in mente una cosa che nemmeno mi sono segnato negli appunti. C'è una scena, appunto, all'inizio, quando Bill Parrish si rende conto che, appunto, Joe Black è la morte, appunto. Si guardano e la morte in qualche modo lo incalza, dicendo: chi sono io, chi sono io? E lui dice: sei la morte, sei venuto a prendermi. Alla fine succede la stessa cosa fra Joe Black e Susan, questa ragazza. Lei però, invece di rispondere, capisce che lui
è la morte, lo capisce? Però invece di rispondere la morte, risponde tu sei solo Joe, ok? Tu sei solo questo, sei solo quello che ho davanti, non sei l'eterno mietitore, non sei questo, tu sei solo l'uomo che, di cui mi sono innamorata, sei solo questo momento che io sto passando con te, con mio padre, sei qui adesso, sei la vita che io sto vivendo, non sei la cosa triste, non sei la cosa pesante. Ecco, io ci ho visto questa cosa qui, ci ho visto questa un po' questo rifiuto forzato che alle volte dobbiamo fare per non cadere nella disperazione, però ci ho visto anche tanto affetto nei confronti della vita, di ciò che hai attorno, ecco. Insomma, ci ho visto tanta bella roba in questa in questa storia, in questa metafora che ci vuole raccontare questo film, ecco. Il finale poi di questa grande festa è chiaramente un finale pirotecnico in cui succedono le cose, le trame si chiudono, non vado neanche a fare spoiler anche perché sono già le 8, quindi dobbiamo chiudere questa puntata. E quindi, e c'è, diciamo, l'ultima cosa che voglio dire su questo film è che anche qui nel finale c'è un'altra piccola metafora, cioè che Bill, come tante altre persone prossime a morire, ha il tempo di un ultimo guizzo di vitalità, aiutato appunto da Joe, quindi c'è la scena della morte, delle tasse, ma non vado a fare ulteriori spoiler, che tanti hanno commentato come una cosa, come un finale forzatissimo che non valesse la pena nemmeno mettercelo. Io, vabbè, nel senso sì, ne riconosco un po' la forzatezza per chiudere le trame, ma alla fine, diciamo, è un po' l'ho visto un po' come un dolce troppo farcito dopo una cena di classe, ecco. Non ti rovina tutta l'esperienza totale. Forse ti rimarrà un po' sullo stomaco, ma ti lascerà comunque un buon ricordo della cena che hai fatto, ecco. Sicuramente potevano anche lasciare qualcosa in sospeso, anche per raccontarci meglio la metafora della morte, in cui tu non riesci sempre comunque a chiudere le cose che hai lasciato in sospeso nella tua vita. È ovvio, lascerai sempre delle cose da fare, ecco, quando te ne andrai, però non lo so, ho apprezzato questa voglia, insomma, di rendere contenti i fan con questo finale buonista in cui, insomma, le cose vanno come vanno, ecco. E niente, signori, io ho trovato, ripeto, vi presento Joe Black, un film sì lungo, un po' lentino, ci mancherebbe. Però è comunque una bella storia, una storia che ti racconta tante cose attraverso i suoi piccoli dettagli, ecco. Bisogna avere una mente un po' aperta, bisogna riconoscere certi guizzi di genialità da parte, appunto, degli scrittori, che secondo me hanno fatto un buon lavoro ad adattare questo film. Gli attori sono stupendi, secondo me. Allora, l'attrice che fa Susan è una bellissima ragazza nel film, ci mancherebbe, però non mi è piaciuta assolutamente. Mi dispiace, fa troppe faccette, fa troppe cose che non me l'ha resa un po' odiosa in realtà. Muove troppo gli occhi come se, boh, non lo so. Per carità, nel film ha senso, perché questo suo continuo muovere gli occhi a destra e a sinistra vuole raccontarci qualcuno che vuole appunto prendere tutto quello che ha di fronte e conservarne più ricordi possibili, quindi, diciamo, continua a girare gli occhi a destra e a sinistra, in alto e in basso, proprio perché si vuole abbuffare di ricordi. Però diciamo che il risultato mi risulta un po', ecco, un po', come dicevo, il dolce troppo farcito alla fine di questa cena elegante, ecco. Ma perché anche la morte ha un cammino da fare in questa storia, empatizzando con gli uomini, comprende la gravosità del suo compito. Ecco, sicuramente anche Joe Black, appunto, nella morte, nelle vesti di Joe Black, sicuramente ha questo minimo di senso. Anche perché nel film non si capisce bene che la morte voglia, diciamo, farsi una vacanza. Chiede a Bill Parrish di fargli da guida nel mondo, che all'inizio sembra un compito gravoso, sembra come se lei volesse in qualche modo umanizzarsi, ma definitivamente voglia capire gli esseri umani, quindi usa Bill, diciamo, come maestro, come insegnante per questa cosa. Ma poi capisci che non è così pesante il ruolo che gli viene richiesto, vuole semplicemente farsi una vacanza nel mondo e avere qualcuno che lo accompagni, cosa appunto che poi, diciamo, avviene, per carità. Però alla fine del film ti rendi conto che la morte non può rimanere fra gli uomini, non può restare presso di loro. La morte
viene e va, prende quello che deve prendere e sparisce, insomma, senza però eccedere. Questa è la cosa, che la morte, la stessa morte non può esagerare nel suo volere le cose, perché altrimenti verrebbe meno al suo ruolo nell'universo, al suo senso nell'universo, perché morte e vita non devono mescolarsi troppo, altrimenti non ci sarebbero tante di quelle cose, perché una non può prevaricare sull'altra, non c'è morte senza vita e non c'è vita senza morte, assolutamente. E niente, signori, questi erano i miei troppi centesimi su Vi presento Joe Black. Fatemi sapere naturalmente cosa pensate di questo film, se lo avete visto, se avete intenzione di vederlo, se siete d'accordo con la mia analisi o se non ve ne frega assolutamente niente. Siamo andati lunghissimi questa mattina, mi dispiace, però c'erano tante cose da dire e spero che, insomma, la mia analisi vi abbia soddisfatto, quantomeno incuriosito. Vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it se volete andare a vedere tutta la nostra programmazione, se volete comprare il nostro merchandise da Hoplix, o Hoplix, non so come si pronunci, tazzine, magliette, boccali di birra, tende per la doccia, tappetini per il mouse, non ci sono le tende per la doccia, purtroppo, perché chi diamine mette la tenda per la doccia, signori? Comunque, a parte questo, sì, c'è anche Runtime Anch'io, cioè il nostro programma di Patreon che vi permette di darci una mano, un sostegno, sia attraverso PayPal con una donazione una tantum, sia con l'abbonamento a Patreon, quindi dandoci qualcosina al mese. Questo ovviamente non è obbligatorio, ci mancherebbe pure, però ve lo ricordo sempre, perché la nostra radio si poggia ovviamente sulle forze, praticamente solo sulle forze dei suoi creatori, quindi ci buttiamo qualcosina e il resto ce lo paghiamo in pubblicità su Spreaker, naturalmente. A proposito di Spreaker, signori, stiamo per raggiungere il nostro milione. Devo ricordarmi di registrare il nostro fantastico messaggio per il milione di download su Spreaker, quindi anche voi, se volete farlo, lasciateci un messaggio così per commentare questo milione di download che stiamo per raggiungere qui su Diretta Runtime Radio, sul nostro gruppo Telegram di discussione, in cui vi invito ad andare per seguire tutti i nostri programmi in diretta, appunto, e per commentarli insieme sia agli speaker che agli altri ascoltatori. E detto questo, vado appunto a mettere la nostra sigla finale. E vi ringrazio ovviamente per la vostra pazienza, per avermi seguito e per sopportarmi e supportarmi ogni settimana. Grazie veramente tanto. E detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata.